L'orticaria è una patologia spesso sottovalutata che può essere estremamente dolorosa e colpisce improvvisamente, a volte senza alcun motivo apparente, provocando un profondo disagio in chi ne soffre. Dalla prima giornata mondiale dell'orticaria, che è stata lanciata nel 2014, molte sono state le conquiste fatte dai pazienti e molto ancora resta da fare. Parliamo di conoscenza dei sintomi su cui oggi è ancora possibile fare in qualche modo confusione. Quest'anno, che siamo giunti alla settima edizione della giornata mondiale, e che si svolge col tema del You Care, l'idea è quella di proporvi un dialogo a due voci tra la dottoressa Carmen Montera, dirigente medico del reparto di allergologia Ospedale Ruggi di Salerno, e la signora Daniela Rovere, paziente di Salerno, socia di Allergamici, affiliata a Federasma Allergie Onlus. Come vi dicevo, l'idea è quella di raccontare l'impatto dell'orticaria cronica e severa attraverso la chiacchierata, una chiacchierata che speriamo sia utile e semplice in modo da poter lanciare dei messaggi che arrivano a tutti. Ma iniziamo dalla dottoressa Carmen Montera. I pazienti con orticaria cronica e severa hanno una prima reazione di disorientamento perché la malattia può colpire improvvisamente senza nessun motivo apparente. A volte anche senza riuscire a capire di cosa si tratta, si trovano così a vivere in una condizione di forte stress. Nella sua esperienza, dottoressa, cosa dovrebbe fare banalmente una persona colpita da orticaria? Sì, come giustamente lei ha sottolineato, l'orticaria è una manifestazione che colpisce in maniera improvvisa il paziente con la comparsa sullo strato superficiale della pelle, quindi il derma, di ponfi. Ponfi sono queste lesioni arrossate, gonfie, e possono essere di dimensioni variabili da pochi millimetri, ma anche parecchi centimetri, caratterizzate dall'essere fortemente pruriginose. Punto 1, punto 2, dal fatto di non lasciare traccia della propria presenza una volta che scompaiono. E questo è un punto importante di distinzione da altre patologie della pelle. E si tratta di un problema sottovalutato e di questo ci accorgiamo anche dal fatto che mancano dei dati epidemiologici, ma pare che circa il 20% della popolazione europea sia colpita da una forma di orticaria acuta o cronica, diciamo approssimativamente. Acuta o cronica, l'orticaria cronica è quella che dura più di 6 settimane. Ma purtroppo la durata va ben oltre le 6 settimane. Si calcola che solo il 50% delle forme di orticaria cronica scompaiono entro i 6 mesi e il 20% dei casi invece persiste oltre i 3 anni. Quindi questi numeri ci fanno capire quanto possa essere insopportabile convivere con questa malattia. E accanto a quelle cifre che vi ho dato sulla frequenza della malattia, ci fanno considerare l'orticaria cronica come una patologia ad alto impatto sociale. I pazienti che ne sono affetti, appunto, come diceva lei, sono disperati, per cui hanno una pessima qualità di vita perché il prurito interagisce con qualsiasi attività, sia l'attività sportiva, lo studio, il lavoro, le manifestazioni sulla pelle mettono a disagio il paziente nelle sue relazioni quotidiane, specialmente se sono colpiti dei giovani. E quindi questi pazienti sono spinti a fare moltissime visite, a praticare molti esami, il più delle volte inutili, e spesso si sottopongono anche a delle diete inutili, però con la speranza che la causa dei propri problemi possa essere un alimento, un additivo, un conservante. Grazie dottoressa, è stata più che esaustiva. Passiamo adesso, anche passando un po' dalla teoria, anche se diciamo lei si occupa ogni giorno, insomma, di questo tipo di patologia, un pochino alla pratica in qualche modo, cioè dalla voce di Daniela Rovere, a cui chiedo di raccontarci sostanzialmente qual è stato il suo percorso in termini di tappe della malattia, come si è accorta dei sintomi e soprattutto come è arrivata poi alla diagnosi e alla terapia. Senza dimenticare, cosa che la dottoressa Montera ha detto in maniera chiara, qual è stato l'impatto di questa patologia sulla tua quotidianità, sulla tua vita. Grazie. Allora, sì, quello che ha detto la dottoressa Montera è proprio in effetti il mio percorso.
Però io faccio una premessa, che da questa lunga esperienza durata anni, perché infatti è un percorso molto lungo se non si interviene in tempo, io ho capito che l'approccio è andare subito dal dottore, non tergiversare, perché sono diciamo dei sintomi che vanno crescendo. È una patologia subdola, perché inizialmente si presenta in maniera sporadica, lieve. Poi con il passare del tempo, quindi molte volte non ci si fa caso, poi con il passare del tempo inizia a diventare più insistente e a ritrovarsi appunto con dei rash cutanei, con delle crisi che sono incontrollabili. Quindi non perdere tempo, diciamo, è la lezione che io ho imparato a mie spese, così come anche andare dallo specialista, perché questa purtroppo appunto è una malattia che diciamo si affronta benissimo e si risolve bene, voglio dire, io ora adesso sto bene, però deve essere diagnosticata nella giusta maniera e quindi altrimenti non si perde tempo. Io ho iniziato diciamo, questo calvario, se così lo posso chiamare, una decina di anni fa, e tantissimo tempo fa. All'inizio erano, come ho detto, delle piccole, diciamo, manifestazioni cutanee molto circoscritte. Inizialmente, come si manifestano? Sono delle bollicine intorno ai polsi, al collo, dietro alla nuca. Questi sono, diciamo, i punti dove solitamente, almeno all'inizio, a me si manifestavano. Bollicine rosse, pruriginose. Poi io ovviamente, cioè appunto quel senso di spaesamento, di disorientamento, che cosa è? Inizi, la prima cosa l'allergia, pensi l'allergia a qualcosa che hai mangiato, da alimenti, da contatto, inizi a studiarti, a studiare l'ambiente in cui vivi e però poiché poi scompaiono nell'arco di pochissimo, cioè sono piccole manifestazioni, come vengono così si dimenticano. E quindi sono andata avanti per diverso tempo, perché erano sporadiche e ovviamente io dicevo, vabbè, sarà l'allergia a qualche cosa. Man mano invece l'aria si estendeva, la frequenza era sempre maggiore, il prurito aumentava, al prurito si aggiungono altri sintomi. Sono un bruciore della pelle, è una sorta di caldo sente, si percepisce proprio sotto pelle, anche se siamo in inverno. Io in inverno io mi spogliavo, io avevo dei rash cutanei talmente violenti che praticamente, a parte che diciamo, questi ponfi diventavano talmente grandi che io mi deformavo completamente, e quindi dalla testa fino ai piedi, ed erano fortemente pruriginose, quindi avevo proprio necessità di spogliarmi, mi bruciava tutto, sia d'inverno sia d'estate. Poi la vergogna, ecco, anche questo, al di là del fatto del problema fisico che io ho vissuto, che effettivamente è proprio brutto. E anche il fastidio, perché sono momenti così all'improvviso, incontrollati, imprevedibili, cioè, mentre stai in pubblico, mentre stai a casa, mentre stai lavorando, insomma, all'improvviso ti ritrovi con una bollicina che diventa tutto un ricoprirsi di macchie, di bruciore, di caldo, insomma, e tu vorresti spogliarti, non puoi, vorresti grattarti, non puoi. Vai in panico. Io a un certo punto, vabbè, ovviamente sono andata, il mio percorso è stato andare dal medico generico. Il medico generico mi ha dato degli antistaminici, chiaramente sono stata meglio, quindi ho lasciato cadere la cosa. Invece no, il problema andava avanti, evidentemente, perché all'improvviso si è ripresentato in maniera incontrollabile e sono andata in ospedale. Perché a un certo punto è successo che io non tolleravo più. E psicologicamente
Psicologicamente mi rifiutavo di vedermi così e di farmi vedere così, perché le persone quando ti vedono in questo modo, a parte che si preoccupano, mi chiedevano, insomma, stai male, hai una shock anafilattico, ma a parte questo, ma poi si spaventano anche, cioè ovviamente. E io svenivo perché poi il medico mi ha spiegato che non accettando la mia condizione avevo appunto una reazione talmente forte da svenire, da perdere i sensi. Mi sono ritrovata un paio di volte in questa situazione. Un giorno mi sono trovata in ospedale e una dottoressa del pronto soccorso infatti mi disse, mi ha messo sulla giusta strada e mi disse: guarda, non sarà un problema allergico, io andrei oltre, andrei dall'immunologo. Io ero arrivata in quel periodo a prendere praticamente mattina e sera come fossero proprio caramelle, era la mia droga, posso permettermi di dire, cortisone e antistaminico insieme. E non riuscivo più a controllare, anche se ero imbottita da più di un anno di cortisone e di antistaminico, le reazioni c'erano lo stesso, quindi era il corpo ormai aveva la malattia aveva preso il sopravvento. Subito ho contattato la dottoressa Montera perché mi era già la conoscevo, devo essere sincera, proprio come fama, di brava dottoressa allergologa e immunologa. E in una fase appunto così delicata psicologicamente, soprattutto per me, io la contattai e la dottoressa mi invitò subito appunto a visita con una corretta, ecco, le analisi, l'anamnesi, la visita, il percorso che si deve fare per fare una corretta diagnosi. Perché io fino a poco prima non sapevo proprio, io non ho mai avuto una diagnosi e sono andata anche da un allergologo, ho fatto anche le prove allergiche, mai una diagnosi, anzi dirò di più, io pensavo a un certo punto di essere l'unica persona sulla faccia della terra di avere questa malattia. E anche questo influisce molto sulla psicologia. Ecco perché sempre grazie alla dottoressa Montera che ha questa azione di volontariato per l'associazione di cui ora faccio parte, Allergamici, ho avuto l'occasione e modo per fortuna di confrontarmi con tantissimi malati come me e quindi anche questo mi ha sollevato, quindi la terapia, la giusta terapia con questo farmaco biologico, il confronto, anche diciamo sapere di avere vicino delle persone che condividono i tuoi problemi, a me ha aiutato moltissimo. Io non mi sento sola, non ho paura più. Io prima giravo con il cortisone in borsa, lo prendevo, ripeto, come caramelle. Adesso io ho finito il secondo ciclo proprio a marzo e devo essere sincera, mi sento bene, anche se so che è una malattia cronica e si potrebbe, diciamo, verificare l'episodio naturalmente, ma sono pronta e mi sento tranquilla della, come dire, di quello che potrebbe avvenire dopo. L'unico timore è legato alla, appunto alla cura, e questo vabbè è da vedere insomma se perché non è facile accedere alla cura del farmaco biologico. È sicuramente determinante. Io sì, però vorrei tirare un po' le fila anche perché mi sembra che diciamo in questa chiacchierata che coinvolge sia lei Daniela che la dottoressa Montera abbiamo prima di tutto scoperto che abbiamo trovato un esito fausto, tra virgolette, nel senso grazie alla collaborazione tra medico e paziente, però anche dal suo stesso racconto è venuto fuori quali sofferenze, quali peripezie sono state necessarie per riuscire ad arrivare a dare una soluzione, presupposto che diciamo, il tema della cronicità è un tema che si pone trasversale e continuativo con cui bisogna fare i conti, anche se si può cercare di trovare diciamo il giusto equilibrio. Io cercherei di ribaltare sostanzialmente dottoressa Montera
una sintesi con delle considerazioni, magari anche dal suo punto di vista di medico, di allergologo, rispetto a questo percorso difficoltoso, lungo nel tempo, negli anni, abbiamo sentito addirittura 10 anni di sofferenze psicologiche e fisiche, su quali possono essere, dal suo punto di vista, alcuni, diciamo, degli elementi che potrebbero abbreviare, accorciare, dare una scorciata, tra virgolette, a questa lunga, lunga, lunga storia, insomma. Sì, la storia di Daniela è proprio tipica dei pazienti che soffrono di orticaria cronica, quindi c'è prima un tentativo di autogestione, poi considerata la persistenza delle manifestazioni, i primi riferimenti sono il farmacista, il medico di medicina generale e spesso purtroppo anche il pronto soccorso, perché a volte ci sono delle riacutizzazioni talmente severe che il paziente ha necessità di una terapia di emergenza. Quindi creare un link fra i centri specialistici che si occupano di orticaria e questi riferimenti del paziente potrebbe essere molto importante. Chiaramente i centri specialistici al momento sono pochi, hanno lunghe liste d'attesa, però dare un canale preferenziale a questi pazienti, diffondere la conoscenza anche in farmacia, col medico di medicina generale, dipartimenti di emergenza, la conoscenza dell'esistenza di questi percorsi diagnostici e terapeutici, perché molto spesso non si conoscono neanche, diciamo, nei vari ambiti medici queste possibilità. E spiegare che l'orticaria non è una. L'orticaria va stadiata, va diciamo, organizzata l'approccio per ogni paziente e non deve essere mai banalizzata con una terapia uguale per tutti. Per cui, fin dalle prime manifestazioni, va studiata per capire quali sono i meccanismi patogenetici di quel paziente. Va seguita con dei follow-up nel tempo per capire se quella terapia che abbiamo dato a quel paziente funziona, se va bene o va modificata, ed eventualmente avviare alla terapia biologica di cui parlava Daniela, che va riservata alle forme più severe di orticaria e che effettivamente è quella che ci ha dato i risultati migliori. Anche se c'è un limite di prescrivibilità e questo limite è abbastanza frustrante per il paziente. Paziente che vede finalmente risolti i propri problemi, casomai dopo anni di migrazione in vari, diciamo, studi medici o con migliaia di esami fatti, vede risolto il suo problema e però a un certo punto c'è un limite di prescrivibilità per cui non può continuare questa terapia. Vede ricomparire il problema orticaria, però in più con la consapevolezza che esiste la terapia che potrebbe risolvere i suoi problemi. Quindi questo è un problema veramente cruciale da affrontare. Grazie, dottoressa Montera. È stato un discorso molto, molto chiaro. Cioè, fondamentalmente, le tappe sono state. Abbiamo capito che soprattutto la storia di Daniela è una storia emblematica. Le tappe sono state sintetizzate nelle varie step che lei ha seguito. Io credo che, diciamo, l'occasione di questa giornata mondiale, che, diciamo, ha proprio il riferimento del You Care, quindi ti curi, ci riporti anche attraverso la voce di Daniela a cercare di dare, magari in pochi minuti, una sintesi di quelli che sono, secondo lei, anche in virtù del ruolo che ha avuto l'associazionismo, il termine dell'associazione dei pazienti, insomma, nell'aiutare, nel confronto, nel non far sentire soli, fondamentalmente, nell'ambito di questa patologia. Io chiederei a Daniela una chiusura di questo momento, di questa chiacchierata, per chiederle quali sono i messaggi che lei si sente di dare ad altre persone che potrebbero incontrare o potrebbero percorrere la sua stessa strada, nella speranza, nell'auspicio che, diciamo, sia più corta e sia meno difficoltosa, anche sulla base dell'esperienza di chi l'ha già compiuta. Allora, ripeto in effetti la premessa che non bisogna perdere tempo. Nel momento in cui compaiono dei sintomi, bisogna approfondire e
non va bene fai da te, perché appunto in genere i problemi di pelle si rivolge in farmacia, la crema, il detergente, si pensa a questo, e invece possono nascondere solo una manifestazione di un qualche cosa magari o sicuramente più profondo. E allora, ripeto, non bisogna perdere tempo, perché diventa tutto più difficile da curare. Ci sono sofferenze inutili che si possono tranquillamente appunto risparmiare, e poi rivolgersi certamente ad lo specialista adatto, che non sempre è solo appunto l'allergologo, perché io sono andata dall'allergologo, ma non è andata bene, ma non basta il medico generico, ci sono proprio, ognuno ha delle specializzazioni ed è giusto rivolgersi allo specialista adatto. Quello che mi viene però da un attimino segnalare è che secondo me manca proprio anche l'informazione, come diceva la dottoressa Montera. Per quanto i medici siano bravi, ma appunto ci sono delle patologie veramente che non sono, delle malattie, delle situazioni che non sono note. E anche il mio stesso medico generico, che è un bravissimo medico, quando io ho parlato di questa orticaria cronica, di questa situazione, lui è rimasto basito. Quindi voglio dire, anche l'informazione, ci vuole più campagne, ecco perché le associazioni hanno un'importanza fondamentale, perché appunto si rivolgono al pubblico e secondo me è grazie a loro che dobbiamo fare, cioè agire anche con loro, perché sono loro che possono fare attraverso la rete una maggiore informazione. Io credo che manchi questo, soprattutto, quindi partirei proprio con una maggiore informazione presso i luoghi deputati, quindi i medici di famiglia, le farmacie anche, dopodiché appunto poi ci sono infatti le reti, e dopodiché ecco, non perdere tempo quando, come ho fatto io, diciamolo, io sono la testimonianza vivente, sono passati 10 anni, perché è una malattia che si cura tranquillamente. Io con 2 cicli so bene che potrei, diciamo, ricaderci, tra virgolette, potrebbe capitare un'altra volta, ma sicuramente con uno spirito diverso, l'affronto con uno spirito diverso, so già cosa devo fare, so già da chi devo andare, quindi non mi fa paura il futuro, come invece mi faceva paura fino a un anno e mezzo fa. Grazie, secondo me abbiamo veramente fatto con una sorta di dialogo tra praticamente tra pari, tra dottore, tra medico e paziente, una carrellata esaustiva, e io prendo anche, diciamo, nonostante l'ultimo passaggio sulla la difficoltà, prendo anche invece l'auspicio di non avere paura per il futuro, perché quello invece ha una sua positività. E noi, in occasione della giornata mondiale dell'orticaria, che è un momento che volutamente è dedicato ad accendere un riflettore, non ne basta uno, bisognerebbe farne di più, ma è qualcosa che in realtà fa un po' di movimento, di informazione un po' a tutti i livelli, colgo l'occasione di questo auspicio per il futuro per ringraziare ovviamente la dottoressa Carmen Montera del tempo, della chiacchierata che ci ha dedicato, la signora Daniela Rovere per la storia che ci ha raccontato, Fede Rasma per, diciamo, averci ospitato e per aver promosso questa attività, insieme ovviamente a dell'Argamici che ha, diciamo, raccolto la testimonianza di questa storia. Grazie.